Dorazio, primi 45 minuti in una partita anche se amichevole ma di prestigio, molto bene la valutazione per quanto riguarda anche il tuo apporto alla causa. No, ma penso tutta la squadra, prescindere dalla prima partita stagionale, l'amichevole, è stata con un'ottima squadra, il Pescara appena promossa in Serie A, ma ecco, le motivazioni comunque, a prescindere ecco, che sia un'amichevole, o sempre alte, perché comunque non capita tutti i giorni di fare una partita del genere contro una squadra di spessore, quindi sono contento per i 45 minuti e per quello che ha fatto la squadra e per la prestazione. Per te e per tanti tuoi compagni che sono rimasti, anche se tu hai avuto la parentesi a Pistoia, questo deve essere l'anno del riscatto, perché lo scorso anno tutti quanti sappiamo cosa è successo e quanto era difficile esprimersi al meglio. Sì, no, io appena parlando con la società, anche col mister, abbiamo messo da parte subito l'anno passato, perché adesso dobbiamo pensare subito al futuro e far bene, perché c'è questo campionato da affrontare e a prescindere dall'esperienza dell'anno scorso, come lo è stato un po' particolare per tutti, adesso ecco, pensiamo tutti a quest'anno, a far bene quest'anno. Senti, gli ultimi innesti, quelli di Luca Forte e Marco Sansovini, immagino che abbiano ulteriormente alzato l'entusiasmo di un gruppo che sembra già coeso. Ma Forte e Sansovini sono giocatori che già conosciamo già tutti, e poi un leader come Marco e questa squadra che lo può solo che completare, pure Forte, hanno fatto un'ottima impressione, sono davvero degli ottimi giocatori. Senti, te la senti di dire per cosa lotterà il Teramo quest'anno? Ma noi ecco, partiamo col presupposto di salvarci, poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato. Sai che la parola salvezza, il presidente, insomma, la vuole sentire sì, sì e no. Il presidente ecco, ha sempre espresso che la voglia di vincere è tutto, e noi faremo di tutto per far sì che ogni domenica combatteremo per vincere.